Le fiamme riprendono vigore sul Carso Isontino. 25 famiglie di San Michele, frazione di Savogna di Isonzo, sono state evacuate. Il focolaio sul Monte Brestovec stava raggiungendo le case, bruciando il bosco prima del nuovo e corposo intervento di vigili del fuoco e della protezione civile. Ma il fatto nuovo, secondo il sindaco di Urizia, Ziberna, è che questi nuovi focolai siano decisamente sospetti. Quando c'è uno stupido, un idiota, un mascalzone, un delinquente che con la sua mano dà fuoco al carso, prenderlo, metterlo in galera, gettare via le vecchie chiavi. Lo so che è poco educativo che un sindaco dica queste cose, perciò il mio è uno sfogo, ci mancherebbe altro, perciò le persone, a ogni persona si applica la nostra legge, ma mi consenta, cioè non è possibile vivere in queste condizioni. Quindi in questo caso, sottolinea questo sostanzialmente, che non è il mozzicone di sigaretta, qui è dimostrata una certa intenzionalità. Non abbiamo le prove, ma tutti gli indizi ci inducono in questo momento a ritenere che, visto dove ci sono stati gli inneschi, era impossibile che giungesse dallo Spirito Santo piuttosto che da un turista che gettava un mozzicone, pur naturalmente sbagliando, proprio perché, ripeto, erano tratti di strada assolutamente non frequentati, interdetti al traffico, perciò soltanto agli operatori del soccorso. È impossibile tecnicamente, fisicamente, impossibile che ci sia stato un innesco per cause naturali. I danni non sono facilmente calcolabili e hanno purtroppo anche una prospettiva futura. Ho bruciato in parte slovena circa 2.500 ettari. Ci impiegheremo minimo 15 anni, tra i 15 e i 25 anni, per ripristinare il nostro stupendo carso invidiato in tutto il mondo. Abbiamo 800 ettari bruciati, almeno 800 ettari su parte italiana, mi riferisco solo alla parte dell'Isontino. Le 25 famiglie evacuate in tutta urgenza alle 3 di notte fra mercoledì e giovedì dal sindaco di Savogna Luca Pisc hanno trovato pronta accoglienza in una palestra che era già servita ad altri sfollati nei giorni scorsi. Erano stati allestiti spazi in palestre per addirittura fino a una capienza massima di 200-300 persone. Non sono servite perché è stata utilizzata la palestra da una ventina, trentina di persone, perché le altre famiglie sfollate, evacuate, hanno utilizzato l'ospitalità offerta da parenti ed amici. Ovviamente crea un disagio inferiore rispetto a quello comprensibile di vivere invece all'interno di una palestra. Però la palestra resta ancora attrezzata appunto per possibili un permanere dell'evacuazione o magari per ulteriori evacuazioni.